Nessun altro si era accorto di questo fatto? Nessun altro. Il 28 giugno, a due mesi dall'apertura delle buste e la conseguente vittoria della Liga di Pari SRL, la Edil Nord vanta tuttora un debito, mi risulta, con la squadra di Pari, quindi come dire, è anche andata così. Ernesto Palermo richiama Marco Rusconi. Non si capacita del ritardo della firma del contratto. Avete visto, siamo al 28 giugno, le buste sono state aperte il 29 aprile, che cosa è successo? Non è ancora arrivata la risposta da parte della prefettura, occhio prefettura, prima volta che entra, relativa ai controlli antimafia, lo rassicura Rusconi. Ma è una rassicurazione passeggera. Dalla prefettura infatti arriva una telefonata che Marco Rusconi non avrebbe mai voluto ricevere, ma che si aspettava. Tombola, è Simeone, è il commento fuori cornetta del sindaco di Valmadrera quando è raggiunto dal capo di gabinetto della prefettura, Stefano Simeone, alle 17 del 4 luglio 2011. Il motivo della chiamata è semplice. Il 5 luglio Marco Rusconi dovrà incontrare l'allora prefetto Marco Valentini. È stato convocato ed è preoccupato. Ma tra le prime persone che contatta, però, c'è ancora una volta il rappresentante tramite Ernesto Palermo, consigliere comunale di Lecco, ritenuto dagli inquirenti il garante degli interessi andranghetisti sul pratone di Valmadrera. Alle 11 della mattina del 5 luglio Marco Rusconi ha già terminato l'incontro e chiama un collaboratore. Dalle verifiche, recita la sintesi delle parole di Rusconi, c'è un'interposizione e dietro quel giro c'è Mario Trovato, tanto per essere chiari. Si dice perplesso. Sui personaggi che gravitano nella cosa, prosegue confidandosi con il collaboratore, è stata aperta un'indagine e la cosa sta andando avanti, per cui la roba è abbastanza di sostanza e non di segnalazione. Quindi, qui dentro, al 5 luglio, Marco Rusconi sa che c'è Mario Cocco. Lo sa, lo dice al collaboratore, perché giustamente il prefetto Valentini dice occhio perché sono indagini dei carabinieri. Come dicevo, l'ha visto anche Vincenzo Musolino sui cantieri, ovviamente lo vedono anche gli inquirenti, che avvisano il prefetto, che avvisa il sindaco. Il 5 luglio. Dunque Ernesto Palermo è tra loro. Anche qui, non so, magari siamo noi che siamo malfidenti, siamo giudici, siamo magistrati in erba, ma se il tramite di una società che mi viene definita vicina a Mario Cocco, non lo so, vado avanti a parlarci, mi faccio due calcoli, so che c'è un'indagine in corso, vado avanti a parlarci al telefono, vado avanti a parlarci al telefono. Eppure, nonostante Rusconi sia formalmente a conoscenza dei legami e delle connessioni, fissa un appuntamento quello stesso giorno proprio con Ernesto Palermo. Tremava come una canna, perché poi, con tutto il rispetto, uso un termine tecnico, perché poi sono bastardi, no? Tremava come una canna, balbettava, è la drammatica descrizione che Ernesto Palermo fornisce di lì a poco al compare tassista Antonello Redaelli, che nella società Lido di Pari SRL ha prestato il nome, come Saverio Liliu e poi la sua convivente, per celare Mario Trovato. Quindi Rusconi viene messo a conoscenza, incontra Palermo che giustamente riferisce che Rusconi ormai ha capito probabilmente di aver commesso un errore grave, definiamolo così. Aver di nuovo, ovviamente un reato secondo gli inquirenti, aver di nuovo trasmesso informazioni sensibili all'interessato, che è Palermo però, è l'ennesimo errore o cortesia di Marco Rusconi. Il consigliere comunale lecchese infatti avverte chi può, cercando poi di costruirsi uno schermo tramite una nuova utenza telefonica, temendo e immaginando di essere intercettato. Sempre il 5 luglio Marco Rusconi chiama Virginio Brillo. Rusconi, come abbiamo visto, sa delle connessioni parentali, sa di Mario Trovato, sa dei personaggi che gravitano nella cosa. La sintesi della conversazione tra i due è chiarissima. Rusconi chiede di discutere con lui, Virginio Briglio, in merito per avere un consiglio sulla situazione di Pari, perché ha fatto una chiacchierata con il prefetto e vorrebbe sapere anche come si muoverà lui in merito. Chi, come viene letta questa frase? Nell'informativa allegata all'ordinanza, gli inquirenti scrivono: Rusconi Marco, che non si poteva esporre in prima persona per non destare sospetti, chiedeva a Brillo Virginio di avvicinare il prefetto per comprendere le sue intenzioni in merito all'indagine in corso. Il bersaglio di Palermo, siamo al 6 luglio 2011, diventa la prefettura di Lecco. Secondo il GIP, il presunto ambasciatore della famiglia Trovato attiva tutte le sue conoscenze per avere delucidazioni su quanto stava avvenendo dalle parti di Corso Promessi Sposi, che diventa il cuore della vicenda di Pari. Ha un aggancio,
che si chiama Giuseppe nell'intercettazione. Il 6 luglio, mattina, il contatto è già a bordo della BMW di Palermo, che si è appena offerto di dargli un passaggio al lavoro. Non è ancora arrivato il certificato antimafia, si lamenta il consigliere comunale di Lecco con il conoscente contatto, il quale replica: ma l'antimafia da me in prefettura o al tribunale? No, in prefettura, gli spiega il primo. E dammi nome e cognome, suggerisce il presunto funzionario prefettizio. Lido di Parè. Lo guardi subito, Giuseppe? Continua Palermo. Ora ti chiamo, è la risposta. Si può sveltire questa cosa? Chiede Palermo. Sollecito, sembra impegnarsi il tale Giuseppe, che sta in prefettura, a me, a quanto pare. È un buon contatto, Giuseppe, perché nel giro di 4 minuti scende dall'auto di Palermo l'efficienza della pubblica amministrazione, scende dall'auto di Palermo, entra in prefettura. Quando noi diciamo 4 minuti, perché c'è l'intercettazione ambientale, uno scende dalla macchina e risale in macchina, quindi non è che ce lo inventiamo noi. Entra in prefettura, timbra il cartellino, controlla e rientra in auto con la risposta. 4 minuti. I carabinieri. L'informativa dei carabinieri sta aspettando. Bingo. Prima delle 9, Mario Provato, fratello del boss Franco e dominus dell'operazione Parè, è a conoscenza delle indagini in corso, che di fatto rallentano l'ok al certificato antimafia. Ho paura che mi mandano in prigione, si lamenta a ben vedere l'ultima della lista dei prestanome della Lido di Parè SRL, Cirina Paola Desideria, inserita in corsa per la fedina penale inservibile del suo convivente Saverio Lillio. Nella mattinata inoltrata è ancora una volta Giuseppe a battere un colpo a Ernesto Palermo. Lo chiama dalla propria postazione in prefettura. Perché c'è qualche indagine? Che c'è? Chiede preoccupato il consigliere comunale di Lecco. Vabbè, le indagini si fanno sempre, va bene? È la risposta criptica di Giuseppe, che secondo il GIP è, aperte virgolette, con tutte le cautele, cioè è la risposta criptica che, con tutte le cautele, rappresenta la soffiata per la quale evidentemente vi sono indagini in corso. Ad ogni modo, conclude il contatto in prefettura di Ernesto Palermo al telefono, dice: telefonicamente non si possono dire tante cose, però ti dico solamente che devi avere pazienza. Uno legge queste cose e dice: caspita, discutibile. Come risponde il capo di gabinetto della prefettura? Non abbiamo nessun Giuseppe tra i nostri dipendenti. A posto, a posto. Tutto risolto. Vi abbiamo raccontato questa cosa, ma non c'è nessun Giuseppe. Finita lì. Va bene. Pazienza, pazienza, pazienza. La pazienza di cui parlava l'inesistente Giuseppe non ne può godere però Marco Rusconi, l'ex sindaco di Valmadrea, dalla quale clemenza, quella famosa clemenza, Marco è stato clemente, l'SMS che Palermo scrive a Brigo il 16 maggio, tutto è cominciato. È un bel pasticcio, si sfoga il 9 luglio al telefono con Mario Anghileri, primo presidente della provincia di Lecco. Costui è un riferimento importante per Rusconi e secondo la sintesi contenuta in ordinanza è anche fonte di consigli utili. Ecco il passaggio interessante dell'ordinanza di custodia cautelare. Mario Anghileri dice che ha fatto anche lui delle verifiche e che alla fine dovrebbe andare a parlare con questi, Redaelli, Liu e la convivente, dicendo loro che ci hanno provato e che se non si fossero accorti di nulla avrebbero chiuso non uno ma 3 occhi, ma visto che la prefettura ha segnalato questa cosa, il comune prende in carico le cose e si chiude. Chi parla con Rusconi o con il prefetto quindi sa che cosa c'è sotto, e Mario Anghileri nella sintesi lo dice chiaramente. Anche qui, penalmente rilevante? Assolutamente no. Condividete con noi un sentimento di interesse verso queste parole? Chi sì, chi no? Noi sì e lo vogliamo raccontare. Il 18 luglio 2011 Ernesto Palermo è ancora alla ricerca di informazioni dalla prefettura di Lecco e nell'occasione fa affidamento sul geometra Dario Sottocasa, che ormai tutti quanti abbiamo conosciuto la sua iscrizione a piede libero nel registro degli indagati per concorso in abuso d'ufficio, che nell'ordinanza di custodia cautelare Dario Sottocasa torna più volte. E non torna soltanto nell'ordinanza di custodia cautelare, noi l'abbiamo scritto, andate sul nostro sito guileccolibera.net, troverete nell'ultimo articolo che abbiamo scritto
su una questione tra Dario Sottocasa, i parcheggi di Via Trieste, il ruolo di Ernesto Palermo e una curiosa mediazione via SMS durante il Consiglio Comunale del giugno del 2012, anche lì con il sindaco Virginio Grillo. Non mettiamo il capitolo di Sottocasa qua dentro perché il terreno è scivoloso, perché un conto è quella questione e un conto è Metastasi. Però Palermo, dentro Metastasi, chiama il geometra Dario Sottocasa, che si era incontrato proprio con il prefetto di Lecco, e gli dice: fai un giro di telefonate a quello lì di darsi una mossa, chiama quel personaggino lì e fagli preparare i documenti entro domani massimo, ok? Ordina Palermo Sottocasa a proposito dell'invio del certificato antimafia necessario per l'apertura del Lido. Ed è in questo spezzone della vicenda che ritorna anche il sindaco di Lecco, Virginio Brivio, con l'SMS celeberrimo indirizzato a Palermo: ciao, parlato con prefetto, per vicende Lecco, accennato Val Madrera pare, secondo noi, o pare, però secondo me pare. Se vuoi ne parliamo, ma non al telefono, ma stasera in consiglio, sento anche Marco. Brivio scrive il 18 luglio a Ernesto Palermo: vi ricordo che dal 5 luglio Marco Rusconi, che lo stesso 5 luglio ha chiamato Virginio Brivio per chiedergli un'informazione, Marco Rusconi sa che dietro c'è Mario Trovato. La prendiamo per buona. O si sono dimenticati o nessuno sa. Chiaro? Ok. Siamo ancora al 18 luglio 2011. Brivio e Rusconi si incontrano in mattinata e, come sempre in questa storia, Ernesto Palermo è tenuto debitamente informato. Questa volta dal nostro sindaco, Virginio Brivio, che telefona in persona al tramite Palermo e lo rassicura sul probabile buon esito della vicenda. Ma l'esito dell'incontro in consiglio comunale tra Brivio e Palermo, secondo quest'ultimo, secondo Palermo, è preoccupante, e lo scrive a Redaelli. Questo è un SMS: siamo nella merda, se vengono lì non ci fanno respirare, finito di parlare adesso con Virginio.